Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo nuovo unboxing. Oggi mi hanno regalato un gioco, una collector di un gioco che avevo già, che però vabbè è uscito oggi per PC e visto che mi piaceva la collector ho apprezzato il gesto, ovvero Assassin's Creed 4 Black Flag School Edition, che è praticamente in questa steelbook formato, la chiamano Jumbo. Che mi piace molto, infatti, però a parte la steelbook, il contenuto è pressoché identico alla Buccaneer Edition, ovvero le due litografie, la soundtrack e l'artbook. Però vabbè, bando alle ciance, andiamo a togliere questo fottutissimo coso che io. Tra l'altro il Day One di Assassin's Creed 4 per PC è uscito oggi. E niente, qua ci troviamo questa sovra cosa di carta che non me ne fotte una bega. E qua ci troviamo questa steelbook che è veramente fichissima, con il logo Assassin's Creed e il teschio in rilievo. E in questa steelbook formato gigantisse. E qua dietro abbiamo il nostro Connor. No, scemo. Il nostro Kenway, scusate per la confusione. Vedete un po' che fa dei riflessi un po' se la muovo. E qui, vabbè, il solito. Ora, andiamo a vedere il contenuto, che è pressoché identico. Quindi abbiamo la soundtrack, il coso, le litografie, la custodia che è normalissima, cioè cambia solo questa steelbook enorme, ma alla fine, però vabbè, visto che mi è stata regalata, va bene così. Al momento questa la lascerò chiusa, abilitata per GeForce, visto che comunque mi sono fatto un PC abbastanza, anzi abbastanza, un PC buono, molto buono. Infatti se confronto i dati tecnici del mio PC con le nuove next gen, c'ho 3 volte l'hardware delle next gen, quindi diciamo che, visto che non prenderò subito né PlayStation 4 né Xbox One, perché aspetto i feedback, mi godrò diciamo i giochi next gen al momento su PC. Infatti ho prenotato la DedSec di Watch Dog per PC, quindi farò i gameplay con quello. Niente, questo era un brevissimo unboxing. Voglio semplicemente dire che vi chiedo scusa se sto rallentando veramente di brutto con i gameplay, ma veramente con il lavoro non riesco a trovare il tempo per editare. Ho lì 2 ore e passa di gameplay di GTA, ho lì 3 ore di gameplay di Batman da editare, da spezzettare, da fare varie cose, non riesco a fare. Gli unici che veramente ho fermato realmente, che non sono andato avanti, è Assassin's Creed 4 per PlayStation e Splinter Cell, che sto facendo man mano. Quindi speriamo che riesco a completare questi giochi che ho lasciato. Niente, questa è la steelbookina versione PC e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti ragazzi e buona serata!